Ciao ragazzi, sono Mestix, Audio Video Production. Oggi andiamo a testare per benino il Mini K87 della Roswell Audio. Allora, ringrazio la Roswell Audio che mi ha permesso di poter testare questo microfono. Vi anticipo già che è una belva, è il mio preferito. Ho già recensito il Mini K47, potete vedere la recensione qui in alto, se non l'avete ancora vista potete cliccarlo. L'ho preferito perché secondo me è leggermente più bilanciato rispetto al Mini K47. Suonano tutti e due in modo pazzesco, puliti, cristallini, bellissimi, però questo è leggermente più bilanciato e ve lo vado a illustrare in un attimo. Prima di iniziare però vi dico che potete supportare questo canale iscrivendovi alla mia pagina Buy Me a Coffee. In questo modo supporterete questo canale, il mio canale Patreon, e mi permetterete di portare degli oggetti sempre più interessanti per voi. Otterrete ovviamente dei benefici, quindi avrete sempre il 30% di sconto su ogni prodotto futuro del sito Presets for All. Potete scaricare Impulse Response, preset per chitarra elettrica, per basso, template, drum library, ogni cosa, davvero cose utili per le vostre produzioni. E oltretutto entrerete nel database per i giveaway, ovviamente solo per i membri. Ne vale la pena. Ok, ma torniamo alla recensione del Mini K87. Innanzitutto il design. Molto minimale, ma molto molto bello. Mi piace molto la finitura che è stata utilizzata per questo microfono, mi piace anche il colore è davvero molto molto elegante, diciamo. Oltretutto guardate il shock mount, che non è per nulla cheap, ma è davvero un lavoro sia di design ma anche pensato molto bene, perché è davvero molto molto solido. Il microfono quasi non si muove, soprattutto anche per gli elastici che sono di ottima fattura, e il shock mount è tutto quanto di alluminio, quindi molto molto resistente. Oltre a parlare del design, se volete sapere tutte le caratteristiche del microfono sono andato un pochettino ad illustrarle nel video unboxing che ho fatto. Se non l'avete visto cliccate sempre qua in alto che compare adesso il video. Oggi ci focalizziamo solamente sul suono di questo microfono, quindi iniziamo subito a sentire una clip per quanto riguarda la registrazione vocale. Non sono io che andrò a cantare, ma andrà a cantare il performer Jacopo Siccardi. Ovviamente utilizzo sempre lui per le mie registrazioni vocali perché canta molto bene, e andiamo a sentire subito la registrazione RAW. Oh baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in the dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. Registrazione molto pulita, molto bilanciata. Sento che il microfono è molto rotondo, quindi non va a enfatizzare tanto le alte frequenze come faceva il K47, ma è molto molto bilanciata questa capsula, quindi dona un po' più di ciccionezza, un po' più di rotondità alla registrazione. Sentiamo adesso la stessa clip però processata con compressori, equalizzatori e riverberi. In sovraimpressione vedrete sempre i settaggi che sono stati utilizzati. Oh baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in the dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Darling, you look perfect tonight. A me piace davvero tanto. Suona davvero molto molto bene, molto bilanciata sta capsula. Appena l'ho sentito ho detto, cavolo, suona come un Neumann. Pure costa molto molto meno. Ragazzi, questo nel vostro studio vi permette di avere delle registrazioni molto molto pulite e molto vere, molto veritiere, senza artefatti, perché la capsula è davvero molto molto lineare. Mi è piaciuto davvero tanto. Andiamo a sentirlo adesso invece sulla chitarra acustica. E qui sentirete delle particolarità. Sentiamo. Thank you.
Allora, come avete sentito, ho registrato in diversi stili, quindi un po' con le dita, un po' arpeggiato, con dei plettri differenti che donano appunto una plettrata differente. Il microfono si comporta molto molto bene perché è molto bilanciato, come ho già detto, molto lineare, e quindi evita anche di avere un suono troppo nasale, troppo cristallino sull'acustica, cosa che avevo notato un pochettino col K47. Niente che non si possa risolvere con l'equalizzatore, ma questo sento che suona molto molto meglio. Molto meglio non si dice, ma suona meglio. Mi piace perché è molto rotondo sull'acustica. Sento proprio le basse che sono vive. È come se lo strumento ce l'avessi qua davanti e sento proprio che è vivo. Molto molto bello. Vi lascio il link in descrizione per l'acquisto di questo mini K87 della Roswell. Non è tanto facile trovarli in Italia, si trovano di più all'estero. Vi lascio anche il link dell'azienda, così potete vedere tutta la gamma dei microfoni. Link in descrizione anche per ovviamente supportare questo canale, otterrete tutti i benefici che ho detto all'inizio. Iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!